Ciao aglio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi state con me perché parliamo del perché le persone ascoltano la musica classica, suonano la musica classica e qualcuno potrà dire a chi piace questo tipo di musica oggi che siamo nel 2020 e passa. Beh, ti dirò che ci sono tantissime persone, giovani, meno giovani, adolescenti, non più adolescenti, che ascoltano questo tipo di musica. Ti dico che c'è una buona parte di finti intenditori, non so, quando vedi anche in TV la prima, la Scala, vedi personaggi VIP di un certo tipo che vanno lì più che altro per presenziare e non per godersi veramente lo spettacolo, perché in realtà non gliene frega niente. E in questo ambiente che conosco molto bene, che frequento da quando ho 12 anni, tante persone vanno a vedere l'opera, vanno ad ascoltare i concerti solo per far vedere che loro sono delle persone di cultura, come se ascoltando un concerto di musica classica la cosa ti faccia diventare automaticamente intelligente, cosa che assolutamente non è. E quindi tanti vanno solo con questo obiettivo. Ovviamente non è il caso nostro. Noi oggi cerchiamo di capire perché veramente tante persone ascoltano in macchina, a casa, la musica classica, e che cos'ha di diversa dalla musica che ascoltiamo noi oggi tutti i giorni. Cercherò di fare un viaggio insieme, quindi segui in questo viaggio, ho preparato anche già diversi esempi, spero di fare tutto in un'unica tranche, senza tagli, senza nulla, anche se queste batterie mi garantiscono mezz'ora massimo di parlato, ma spero di metterci anche di meno. Allora, una persona che ascolta musica classica è una persona innanzitutto che sa, e parlo della musica classica, quindi non i lead, non le opere, dove comunque c'è anche del cantato con delle parole sopra. Parliamo di musica classica esclusivamente strumentale, quindi per esempio musica sinfonica, musica pianistica. Soffermiamoci in questo video di questo tipo di musica. Come potrebbe una musica solamente strumentale andarci ad emozionare? Noi oggi siamo abituati con sonorità semplici e giri armonici che vanno a loop. Esempio, se ti faccio questo. E si ripete da capo. E questo era l'inizio di un brano moderno contemporaneo che si chiama Nuvole Bianche. E per tutto il brano, almeno per il 90% del brano, il brano si concentra su questi quattro accordi. Questi stessi accordi sono stati poi presi, non è che li ha inventati l'autore del brano, anzi, esistono dall'alba dei tempi, sono stati presi poi anche in tutta la musica. John Legend. Quindi, insomma, musica, se possiamo dire, semplice, qualcuno potrà dire banale, secondo me c'è una grande differenza tra semplicità e banalità, comunque questi stessi accordi che si ripetono, ed è musica commerciale, musica che si adatta benissimo ai passaggi in radio, musica che si adatta benissimo alle colonne sonore di un film, dove musica appunto da ascoltare in auto, no? Dove tu magari sei concentrato o ti stai facendo i tuoi pensieri, perché a volte noi guidiamo anche l'auto in automatico, e ascoltiamo sotto una musica che, diciamolo, non deve essere impegnativa. Anche nelle colonne sonore di film o in sottofondo, in alcuni spot pubblicitari, ci deve essere una musica non impegnativa. E quindi noi oggi, nel 2020 e passa, siamo abituati ad ascoltare pianisticamente questo tipo di musica. La musica classica, chiamata anche, e non mi piace per nulla, chiamata anche musica seria, musica colta, secondo me nessuna delle due cose rende bene l'idea. Musica colta sembra che sia solo per quelle personcine, giacca e cravatta e papillon che bevono il tè alle 4 del pomeriggio. No, non significa nulla. E musica seria neanche questo significa nulla, perché è vero che esiste musiche come il Requiem di Mozart, che è sicuramente musica seria, ma esiste anche roba molto molto divertente che lo stesso Mozart amava scrivere. Quindi questi altri nomi della musica classica personalmente le ripudio. Chiamiamola com'è, musica classica. E allora che cosa ci troviamo di bello in questo tipo di musica? Voglio iniziare a proporti in questo primo esempio il quinto concerto di Bach,
siamo nell'adagio, quindi il tempo lento, iniziamo a parlare degli adagi. In musica ci sono tante cose, minuetti, poi questi nomi sono stati ripresi, Mia Martini. Vediamo. Tarari rarararari, darari rarararari, questo stile un pochettino classicheggiante. Insomma, ci sono tante cose che è impossibile spiegare in questo video, però in musica esistono tanti tempi, tanti movimenti. Uno di questi è l'adagio. L'adagio, lo dice la parola stessa, è una musica dove le note si prendono il loro tempo. Noi se schiacciamo un tasto sul pianoforte, a seconda dell'intensità e del tocco, questa durata può essere di qualche secondo. Anche a seconda del registro, le note più gravi del piano durano più a lungo rispetto a quelle acute. Quindi a seconda di varie cose, di vari parametri, noi abbiamo delle note che durano di più e note che durano di meno. Ecco, negli adagi le note si prendono il loro tempo di esistere. E quindi partiamo da questo adagio del quinto concerto di Bach. Sentiamo le prime due righe. E ti chiedo di ascoltarla con la massima purezza d'anima. Io credo che questa musica di Bach elevi la persona su un altro livello, però bisogna ascoltarla non con l'idea di dire: ah, che bella questa musica, questa canzone, adesso ci metto sotto le parole. No, la musica è essenziale e ha senso di esistere già così com'è ed è già perfetta, non bisogna metterci nient'altro. Eccetera, il pezzo poi continua. Che cosa sentiamo noi in queste prime righe che abbiamo fatto? C'è sicuramente un canto, che è la mano destra. Che è molto cantabile, orecchiabile e facile da ricordare, no? Parabà, tarirarira. E sotto c'è questo accompagnamento pizzicato da parte dei violini. Questa è una trascrizione per pianoforte, questo non è un brano scritto per piano, però tutto si può risuonare al pianoforte. E ti dà una sensazione, se tu l'ascolti veramente, con veramente, secondo me il termine giusto è con purezza d'animo, innocenza. Se hai fatto un peccato, se hai fatto qualcosa, questo brano ti ripulisce. Passaggio. Eccetera, eccetera, eccetera. Questo è per esempio un adagio, questo è quello che una persona ascolta. Ora, io sono sempre convinto, posso sicuramente sbagliarmi, ma ho questa convinzione, che in qualsiasi disciplina, in qualsiasi arte, non occorre avere una laurea per poterla capire. E se per poterla capire hai bisogno di una laurea, significa che secondo me è fallito proprio il concetto iniziale di musica, che deve essere qualcosa, secondo il mio modesto parere, qualcosa di oggettivamente bello, qualcosa che deve mettere qualcosa in più nella nostra vita, e non che la vita è già difficile, già piena di problemi, di rotture di scatole. Quando io ascolto una canzone, questa, una musica, un brano, questa deve darci qualcosa, deve darci qualcosa. Se è una roba cervellotica,
che ho bisogno di studiarci su 2 mesi, per carità, anche quella ricerca può essere interessante, ma esce un pochettino fuori, ripeto, secondo me, dal punto di vista che è oggettivo che dovrebbe avere la musica. Passiamo ora da un adagio di Bach a un adagio di Beethoven. Siamo all'interno dell'undicesima sonata di Beethoven. Questo brano invece è pensato, è scritto e suonato per pianoforte, e anche in questo adagio ovviamente le note hanno i loro tempi, hanno i loro spazi. Ricordiamoci che la musica classica non è solo adagi, perché spesso quando parli con qualcuno dici: ma a te l'ascolti musica classica? Sì, io l'ascolto e la musica classica mi rilassa tantissimo. Sì, se suoniamo queste cose sono d'accordo con te. Dopo ti faccio un altro esempio dove suoniamo altre robe e voglio vedere se ti rilassi con quelle robe. Quindi sono un pochettino immaginari collettivi, no? Anche quelli, come dicevamo all'inizio, che si spacciano come intenditori di musica classica, in realtà non sanno una mazza e dicono queste frasi. Ecco, se qualcuno dice a me la musica classica mi rilassa, vuol dire che non ha mai ascoltato più di 2 brani di musica classica. Andiamo ora a sentirci questo adagio con espressione, poi magari lo commentiamo. Beethoven. Cosa possiamo commentare noi in queste poche righe che abbiamo suonato? Anche qui abbiamo una mano destra che fa il canto e una sinistra che fa accompagnamento, che potrebbero essere veramente ancora dei pizzicati di violini. Blom, blom, blom. Ecco, qualcuno, qualche orecchio poco allenato potrebbe sentire questa come una dissonanza. Ed è una dissonanza, questa lo è. Ma in musica classica si chiama appoggiatura, perché è una dissonanza momentanea che va poi a risolversi in una consonanza subito, subito fra qualche nota. Senti? Dissonanza, però si risolve. Quindi non ci sono mai dissonanze fine a se stesse, ma che poi risolvono all'interno di una consonanza, che è quello che poi ricerca sempre il nostro orecchio. Io dico sempre che il nostro orecchio ha sempre ragione. Quindi abbiamo questo accompagnamento. Immaginiamoci una passeggiata in un prato verde a primavera. Questa passeggiata continua. Le dissonanze che poi vanno subito in consonanze, passeggiata che continua e si respira un po' di aria fresca, attenzione dissonanza che va poi a risolversi. Ora c'è un pochettino di movimento. E si torna giù pian piano. Attenzione a questo accordo che dà movimento eccedente, eccetera, eccetera, eccetera. Il pezzo finisce. Quindi abbiamo questa prima parte introduttiva che è una passeggiata. Ragazzi, d'altronde è come i film, cioè ci sono quei film che iniziano già subito, dove c'è subito l'avventura, non so, se stiamo parlando di un thriller c'è già l'omicidio, eccetera, e ci sono quei film dove iniziano a introdurti e presentarti i personaggi. Questo è uno di quelli, cioè non è uno di quei brani che parte già
Questo è già Beethoven, che con queste due battute iniziali ti catapulta in un altro mondo e ti dice: porca vacca, qui succede qualcosa di interessante. Questo pezzo invece ti introduce i personaggi, tant'è che nel corso di tutto il pezzo, e non te lo faccio sentire tutto che è talmente lungo e potrebbe risultare noioso, a un certo punto questo accompagnamento iniziale, ti ricordi? Si ripresenta qualche battuta dopo, però un pochettino più scuro. Se qui eravamo in una passeggiata su un prato in primavera e stiamo facendo pensieri positivi, ci stiamo depurando anche dal traffico, dal caos della città, poco più avanti, nella pagina dopo, abbiamo questo. Non è un po' più oscuro rispetto a... è più oscuro, sta succedendo qualcosa, quindi nella nostra passeggiata stiamo avvertendo qualcosa, forse dei tuoni in lontananza, sentiamo. Senti questi accordi. Sta succedendo qualcosa, sì o no? Dimmelo. Mamma mia, queste dissonanze e questo basso che cresce sempre di più. Sta succedendo qualcosa. Appoggiature. Arriva il temporale, ci lascia ancora in sospeso, non si sa. Eccetera, eccetera. Quindi i pezzi hanno un'evoluzione, quindi bisogna ascoltarli dall'inizio alla fine e cercare veramente di fare un viaggio. E se tu ascolti i pezzi in questo modo, ti garantisco che uno te li ricordi perché associ il suono all'immagine, diventa come un film, ma non un film che vedi passivamente, ma un film che vedi attivamente. Come leggere un libro? Perché molti preferiscono vedere un video anche su YouTube? Perché lo ascolti lì passivamente e ti viene spiegato tutto. In un libro invece devi studiare tu le cose, devi metterti tu, devi magari sottolineare tu, prendere gli appunti tu. È un po' più faticoso, ma ti posso garantire che provi più soddisfazione, annusi il sapore, l'odore della carta, sottolinei, utilizzi le matite. Oggi non usiamo più nulla, matite, penne, quelle cose che usavamo da piccoli a scuola, oggi non si usano più perché è tutto digitale, tutto su tastiera, eccetera. E ovviamente possiamo uscire, anzi dobbiamo uscire al di fuori del mondo degli adagi per farti vedere che la musica classica non è solo quanto sono belli questi adagi. Voglio ora presentarti questo passaggio, questo è un pezzo di Chopin, si chiama Ballata, è la prima ballata, il brano, ho fatto anche un video, guarda, ti lascio un link in descrizione se lo vuoi vedere tutto sulla presentazione di questo brano, e ti faccio vedere come qui c'è poco da rilassarsi, anzi qui arriva veramente un casino infernale. Siamo all'interno di questo passaggio, che è un passaggio molto romantico, che però subito diventa agitato, e ci sono un pochettino anche di virtuosismi al pianoforte che dovrebbero scatenare un senso di emozione. Sentiamo. Senti che emozione. Adesso diventa più agitato, una persona che ha fretta di arrivare. E ora arriva la parte infuocata. Eccetera, eccetera, fino ad arrivare in un momento in cui il pezzo diventa un pochettino più tranquillo. Arriva questo momento cantabile, che penso sia uno dei più belli mai stati scritti. Thank you.
momento sognante. E si continua. Quindi la musica ha un'evoluzione da questa parte romantica, molto romantica. Diventa più agitata. Per diventare poi disperata. Con tutti questi virtuosismi esacerbati fino alla fine per poi subito diventare di nuovo. Quindi è veramente un viaggio, vivere e ascoltare un pezzo di musica classica è un up and down di emozioni, di cose che viviamo. Ora questo brano è lunghissimo ed è bellissimo, dopo diventa ancora più bello, però questo era un ulteriore esempio che volevo portarti. E poi se vogliamo andare sul classico, classico più totale, abbiamo qui un altro pezzo di musica classica che anche se non hai mai ascoltato una nota di musica classica, questo pezzo l'hai ascoltato sicuramente. È il pezzo che fa così. Eccetera, eccetera. Questo è il rondò alla turca di Mozart, più commercialmente chiamato marcia turca. Questo pezzo in realtà è all'interno di una sonata, che è un insieme di piccoli pezzi, se vogliamo, e questo è solo una piccola parte dell'intero pezzo. La sonata è fatta con tema e variazioni, insomma, robe complicate. A me non piace mai utilizzare i paroloni, piace semplificare per chi mi ascolta e per chi è in questo mondo da pochissimo tempo o per chi vuole entrare. Ecco, perché questo pezzo, per esempio, è diventato così celebre? Ora, sicuramente il marketing fa tanto, perché questo pezzo l'abbiamo sentito ovunque. Mi ricordo che c'era una pubblicità dei rotoli di carta igienica, forse della regina, che aveva sotto, c'era Mozart che continuava a scrivere musica su questa carta igienica che era infinita. Amadeus, si può sapere quanto dura questo capolavoro? Nemmeno un rotolo. Ok, ci sta, l'abbiamo risentita. Io credo che nella ripetizione, nella semplicità di questo pezzo ci stia tutto, perché poi anche in questo brano ci sono delle parti un pochettino più sconosciute e più che in realtà esistono anche quelle. Ma partiamo dall'inizio, rondò alla turca. Come ha detto il maestro Prosseda, questa marcia, intanto il tempo in due quarti, guarda caso, è il tempo nostro delle marce, dei militari, delle nostre gambe, un, due, abbiamo questo, questa è una marcia, quindi la marcia è data da questa mano sinistra e sopra c'è questo bellissimo motivo. Si ripete. Bene, ora questo pezzo, come dicevamo, è pieno di ripetizioni. Arriva anche questa parte dove essenzialmente sono due volte uguali. Ecco, qui è molto bello ascoltare le varie interpretazioni dei tanti pianisti che ci sono, anche senza ora bisogno di dover andare forse in un teatro, ma anche su YouTube ci sono tante persone, bambini di 5 anni che suonano questo pezzo, e ascoltare le interpretazioni. E sì, perché la cosa bella della musica classica è che è vero che è molto stringente, perché devi suonare queste note con la destra e queste note con la sinistra, ma allo stesso tempo è anche molto libera. È un po' come leggere una poesia, no? Avrai in mente sicuramente Benigni, quando legge e spiega poi dei passi della Divina Commedia, lo fa con una sua interpretazione, con un suo modo di sentire la poetica. Dal punto di vista della musica classica la stessa cosa succede, perché la marcia turca di Mozart, suonata da me, è diversa da quella suonata dai Pinco Pallino, di quella dal super maestro rinomato al bambino di 5 anni che la sta suonando. Cioè, ognuno dà una propria interpretazione in base al proprio vissuto, in base a come vede il pezzo. Per esempio, io per come vedo il pezzo, questa prima volta e la seconda volta non li farei mai uguali, ma per esempio cercherei di far sentire di più la prima volta e un pochettino di meno la seconda. Esempio.
come se la seconda fosse una sorta di effetto eco. Ognuno la interpreta come vuole, poi c'è il passaggio famoso. E il pezzo poi continua con tante altre parti che in realtà non si conoscono affatto, però questo solo per farti capire. Quindi non c'è solo, non esistono solo gli adagi, la musica classica a me fa rilassare, l'abbiamo sentito anche prima con la ballata di Chopin, c'è poco e nulla di rilassante, almeno poi ci sono anche pezzi rilassanti, ma nelle parti più sentite, più animate, c'è poco da rilassarsi. E qui siamo in una marcia, come fai a rilassarti in una marcia dove c'hai... Ecco, non solo tra gli ascoltatori, ma anche tra gli stessi interpreti, talvolta noi troviamo degli interpreti che non riescono a capire il significato di un pezzo, perché nessuno non gliel'ha mai spiegato, o perché semplicemente non ci arrivano, perché ognuno di noi ha una sua sensibilità e ogni sensibilità va rispettata. Però, a volte, soprattutto in questi brani così blasonati, spesso, e questo è un limite di noi pianisti, tendiamo a mettere in primo posto il virtuosismo. Quanto siamo bravi, guardate quanto l'ho studiata, guardate cosa so fare anche a memoria senza guardare lo spartito, guardate quanto sono veloce, esempio eclatante, Lang Lang, che per me comunque, a parte quando fa l'imbecille, è un grande pianista, però ci sono persone che lo fanno. Ecco, non è in pezzi come questo che devi far vedere quanto sei bravo, ci sono, infatti la ballata di Chopin mi dimostri quanto sei bravo. Questo non è il pezzo, anche perché ricordiamoci sempre il contesto, qui siamo agli albori, siamo nel pieno 1700, dove il pianoforte aveva dei limiti, la musica veniva scritta in un certo modo, si arrivava da dei retaggi, dalla musica di Bach, eccetera, quindi siamo veramente in un'epoca classica, e oserei dire anche del raffinato, del buon gusto, e se fosse la prima volta che ascoltassi questo pezzo, e mi dovessi trovare a suonarlo, io lo suonerei sicuramente a questa velocità. Forse un pelino più veloce. Ma fatto troppo lento, perde il senso, idem fatto troppo veloce. Qui sembra Speedy Gonzales, sembra che sia stato velocizzato. Ogni musica ha la sua velocità, quindi in ogni pezzo c'è una storia, c'è dietro un contesto, bisogna capire in che secolo siamo e quali erano i gusti dell'epoca, perché essenzialmente, ora usciamo al di fuori della musica classica, ma la musica segue sempre la moda dei tempi, il modo di vestire che abbiamo segue la moda dei tempi, quindi è tutto unito, non esiste mai solo musica, esiste musica, moda, società, arti figurative, è tutto un percorso, cioè l'evoluzione dell'essere umano è appunto un'evoluzione. Adesso purtroppo stiamo andando secondo me in un'involuzione con la tipo di musica che abbiamo oggi, ma questi sono i miei personalissimi pareri e considerazioni, per poi andare nel tardo 800 con, credo che sia stato uno dei compositori più impattanti sia dal punto di vista della musica pianistica ma anche di altro, stiamo parlando di Sergei Rachmaninoff, che ha scritto delle pagine bellissime, le stesse pagine che poi sono state copiate e messe all'interno delle canzoni, e adesso ti farò vedere, ti farò sentire. Non sto insinuando nulla, è stato lo stesso autore che dice: guarda, io ascoltavo così tanto Rachmaninoff che alla fine l'ho utilizzato nelle mie canzoni. Sto parlando del pezzo All By Myself, un pezzo famosissimo, e sentirai come in questo concerto numero 2 di Rachmaninoff, siamo ancora in un adagio, a un certo punto sentiremo il pezzo proprio della canzone. Intanto abbiamo questa introduzione dolcissima, questa è una... Thank you.
e arriva il cantato vero e proprio. Ok, se conosci il brano All By Myself, questo è totalmente uguale. Tra l'altro la parte suonata è anche uguale. Eccetera. And making love was just for fun. Those days are gone. Quindi tutto deriva dalla musica classica, tutto ciò che noi ascoltiamo oggi, giri armonici, eccetera, deriva tutto da qui. Ora, un pezzo come questo, che è un pezzo di musica classica, è difficile, è impegnativo da ascoltare. Ci vuole una laurea per ascoltarlo? No! Ti metti lì e te lo godi. Questo è un pezzo strappalacrime, questo lo puoi sentire quando sei stato lasciato dalla ragazza, scaricato in malo modo, che l'hai vista che ti tradiva con un altro. Questi sono quei pezzi che ti fanno ricordare di essere vivo, perché ti fanno provare emozioni. Magari in quelle giornate, in quelle settimane, in quei periodi della vita dove veramente la vita sembra essere un elettrocardiogramma di una persona morta, qui rinasce un pochettino la passione, tutto ciò che ne consegue. Sempre di Rachmaninov abbiamo sempre quest'altro pezzo che è sempre di carattere lento, che è un preludio, il preludio opera 23 numero 4. Un altro pezzo di carattere andante, adagio, le note sono lunghe. Qui puoi dire sì, a me la musica classica mi rilassa, ma anche in questo caso ci sono delle tensioni, ci sono dei veli di malinconia. Qui io direi questa mano sinistra apre e ti presenta lo scenario. Avete presente quando magari da piccolini andavate in villeggiatura un mese intero? Oggi non si possono più fare, col costo della vita che c'è oggi, ma una volta magari stavi un mese di vacanza, eri piccolino, c'era la scuola. Però sei agli ultimi giorni, sta per finire tutto. Quindi gli amici li vedrai poi il prossimo anno, la prossima estate. E queste mani che giocano una sopra l'altra e poi si va sotto. Malinconia totale. Sentite questo accordo? Wow. Ancora. Arriva. Sbagliato, ho rovinato un momento bellissimo, non lo studio da tanto tempo. Eccetera. Ora, questo pezzo spero che abbia espresso bene il significato, poi ripeto, ognuno ci vede quello che vuole, l'interprete lo interpreta come vuole, ma qui questo passaggio dove abbiamo più voci che,
che parlano, la sinistra che continua ad essere accomodante e avvolgere la sinistra, la mano destra in questo, in questo letto, e la mano destra che lancia un canto, fa intanto mi, e intanto c'è un controcanto che fa sempre la mano destra. Facile da suonare, scusate se ho sporcato parecchie note su YouTube, qui lascio il link, c'è l'esecuzione completa che ho fatto in pubblico quando la sapevo a memoria, la suonavo bene, eccetera, ora ho combinato un disastro, ma il bello della diretta, se vogliamo. Ecco, una musica come questa, che cosa dovrebbe suscitarci se non emozione, se non bellezza? Questo è, potremmo dire, il tipico pezzo di musica classica, se vogliamo, forse sì, forse no. Date voi, diciamo, le definizioni che volete. Io davanti a un pezzo di veramente con tanta bellezza io non posso fare altro che inchinarmi, e come interprete do tutto me stesso per cercare di capire dietro ogni nota, dietro ogni incrocio, passaggio sopra e sotto, il significato, e cercare di far rendere ogni armonia spettacolare. Guardate quando c'è stato questo passaggio dove il brano è andato, si dice musicalmente, in tonalità minore, perché partiva tutto bello felice, rilassato, e poi invece è diventato con questi accordi, tensione, per poi aprirsi. Ma invece era un'apertura momentanea. E si ritorna in tonalità minore. Questi accordi hanno qualcosa di meraviglioso, bisogna ascoltarli e capire tutta questa bellezza. Tutta questa bellezza, ecco, nella musica normale, pop, commerciale, non c'è. Cosa è data questa bellezza? Da come sono organizzati gli accordi? E come le due mani portano avanti il discorso. Eccetera, eccetera, eccetera. Questi accordi, queste sonorità ricche di note. Queste cose purtroppo o per fortuna si trovano solo nella musica classica, e coloro che hanno scritto queste musiche, Rachmaninoff, che era uno dei più grandi pianisti, interprete anche di se stesso e dei suoi pezzi, ci ha lasciato delle perle incredibili, erano persone che hanno dato la vita alla musica, che la studiavano, la vivevano dalla mattina alla sera. Una volta le lezioni di pianoforte non sono come le lezioni di adesso, tra l'altro, piccola parentesi, se intendi avvicinarti al piano e iniziare a compiere le prime note, ho realizzato un videocorso completamente gratuito, trovi qui sotto il link in descrizione per accedere. E una volta le lezioni erano diverse, lo studente andava a casa dell'insegnante e ci restava per giorni per fare lezioni. Non c'era questo, tutto questo. Oggi è un pochettino una catena di montaggio, se qualcuno è andato a lezioni di pianoforte privatamente in un conservatorio o in una scuola di musica, è un po' catena di montaggio, tu hai un'oretta, se ti va bene 45 minuti, a volte ho visto anche lezioni da 40 minuti, finito te entra un altro, poi entra un altro, poi entra un altro. Non hai la possibilità di dare il tuo tempo, se c'è da prolungare un pochettino la lezione, se c'è da finire un discorso, di farlo al tuo allievo. Ecco, una volta ovviamente era un pochettino tutto diverso, era un po' tutto più incentrato sulle persone, sulla cultura, su fare cose belle, su oggi veramente si va di corsa, si va così di fretta, corriamo sempre, che spesso non sappiamo bene dove stiamo andando e quali obiettivi vogliamo raggiungere. Una volta, ecco, mi sarebbe piaciuto rinascere nell'Ottocento, nel Settecento, per vivere un pochettino quei tempi dove l'essere umano era messo un pochettino al centro di tutto ciò. Oggi al centro di tutto ciò c'è il Dio assolto, infatti noi lo possiamo, si capisce da tutto ciò che è la nostra società oggi. Bene, finiamo qui questo,
questo incontro. Io spero che ti sia piaciuto. Lascia un commento qui sotto, mi fai sapere cosa ne pensi, se vuoi una seconda parte, se vuoi chiedermi qualsiasi altra cosa sulla musica classica. Io spero, ho selezionato questi pezzi, credo siano anche un po' i più belli, più rappresentativi per me. Poi la musica classica, poi pianistica, è così immensa, io non ho potuto studiarla tutta. Mi piacerebbe poter avere sotto le mie mani tutte le musiche di tutti gli autori, ma occorre tempo, occorre studiarle, eccetera, eccetera. Ti ho portato queste che sono quelle che secondo me rappresentano bene il discorso della musica classica e ti facciano un pochettino capire perché persone vanno matte per questo tipo di musica. Ovviamente non è un tipo di musica che si ascolta in auto, ma la vivi, è un'emozione, è un qualcosa che ti metti lì, magari seduto, disteso anche sul divano di casa tua e te l'ascolti. Oppure vai ad un concerto e ti vivi un'emozione. Chiaro, poi alcuni hanno avuto magari delle brutte esperienze, sono andati a vedere un concerto noiosissimo, anche lì devi avere un pochettino la fortuna, come quando ti dici ho chiamato un idraulico, è stato bravissimo, mi ha fatto pagare poco, mi ha risolto subito il problema, poi invece ne chiami un altro che ti fa più danni che altro. Devi avere un pochettino di fortuna perché ogni pianista ha i suoi gusti e spesso il pianista porta all'interno dei propri concerti un programma che rispecchia se stesso, quando io credo, poi posso sbagliarmi, che bisognerebbe invece sempre accontentare il pubblico, perché noi artisti esistiamo se abbiamo il consenso del pubblico, se non ce l'abbiamo. Cioè non esistiamo, la musica non esiste se viene riprodotta nelle nostre quattro mura di casa, ma esiste se viene ascoltata da più persone. Bene, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo un pollicino in su, questo aiuta YouTube a far salire il video, farlo conoscere dall'algoritmo, a far capire che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima, nel prossimo video. Ciao!